Ora passiamo all'altro punto di vista dell'entropia, cioè l'entropia secondo Boltzmann, che è il punto di vista microscopico, mentre invece quello di Clausius era macroscopico. Il punto di vista macroscopico fa uso delle grandezze fisiche macroscopiche, che sono pressione, volume e temperatura, e naturalmente il numero delle moli che per noi non cambia mai. Allora, uno stato del gas, quindi un macrostato, è quello che è caratterizzato da tre precisi valori di queste tre grandezze, pressione, volume e temperatura, e corrisponde nel piano PV a un punto. Tuttavia, uno stesso macrostato può essere realizzato in moltissimi modi diversi a livello microscopico, quindi da tanti microstati. Un microstato è una precisa configurazione dei suoi costituenti microscopici. Ed ecco perché l'entropia di Boltzmann è il punto di vista microscopico, perché è il punto di vista delle proprietà fisiche delle singole particelle che costituiscono il sistema. Dunque, a ogni macrostato possiamo associare molti microstati diversi, come dimostra questa figura. Abbiamo le particelle di un gas, si muovono tutte nello stesso modo, ma la particella 1 e la particella 2 sono scambiate nella seconda figura, quindi hanno le velocità scambiate. Dal punto di vista macroscopico, queste due configurazioni rappresentano lo stesso macrostato, perché generano la stessa pressione, volume e temperatura. Dal punto di vista microscopico, invece, sono due microstati diversi. Leggiamo infatti, con lo scambio di velocità di due molecole si ottiene un diverso microstato dello stesso macrostato A. Al macrostato A sono associati moltissimi microstati. Il numero dei microstati associati che realizzano in pratica lo stesso macrostato A si indica con il simbolo W e si chiama molteplicità. Quindi cos'è la molteplicità di un macrostato? È il numero di microstati diversi che lo realizzano.